Va bene, diciamo che lui è l'indagatore dell'incubo, e giustamente doveva esserci un incubo accanto a me. Comunque, caro Davide, siamo qui per fare la recensione del numero 338 di Dylan Dog, un oh, numero importante. Speciale Sì, speciale perché è, dal titolo potrete dedurlo anche voi, ma è più ispettore Block. È, Solo il... Black Block è il fatidico numero in cui l'ispettore Block va in pensione e fa parte di quei numeri che danno il via alla rivoluzione Dylan ah. perché abbiamo avuto il 337 che è stato un numero a parte un numero che diciamo di passaggio di passaggio esatto che è leggibile a 60 come a dire che da questo momento in poi ci sarà un cambiamento numero tutto quanto a colori ah. e un Dylan estrapolato dal suo mondo in realtà e poi veniamo ricatapultati nella sua realtà proprio con questo 338, una realtà che comincia proprio con Block convocato dal um, sovrintendente che gli comunica che da quel momento in poi si poteva ritenere in pensione, esattamente. Al che vediamo la reazione subito di Block, che sembra essere preso da moti di felicità convulsa e me ne vado, pe 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 pe, così, insomma, non è proprio per 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 pe, però... E, mh, Dylan eh, non lo sa per il momento perché, perché è occupato a uh, indagare, a, a, diciamo, a, a prendere un incarico, un incarico particolare oh, perché no. gli si presenta uh, una ragazza con il collo reciso, mm. ma è viva, non ah. sanguina ma, e non è neanche una zombie. Al che il buon Dylan dice: hai la testa? Che sta, su <ride> che sta succedendo qui? E deve andare a fondo e capire. Nel contempo, viene a sapere eh, una volta recatosi a Scotland Yard per ricevere i suoi in soliti favori. Dentro Scottland, che non c'è più, più blocco. E il soprintendente gli dice che non è più persona gradita. <coughs> Al che si reca dall'ispettore e gli dice: Ma eh, stai in pezione? Che è successo? E lo vede tutto appunto felice, impegnato a andare a mangiare i manicaretti dalla vicina, a, a godersi la vita. A, a godersi la vita, che è una delle due reazioni che possono avere i pensionati. Cioè, Quello che mi è piaciuto è che vengono esaminati tutti e due gli aspetti, secondo me. Eh, che caratterizzano una persona che va in pensione O la persona felice che si gode il meritato riposo Si compra la sì. macchina nuova Va a giocare a golf O la persona che cade in depressione Perché comunque cioè, gli manca il lavoro Esatto E questa è la, è la parte secondo me riuscitissima eh, Descritta molto bene da Paola Barbato Ai testi E eh, illustrata altrettanto bene dal bravo Bruno Brindisi Che stavo dicendo ehm, Fammelo ehm, un brindisi di... Dylan rimane un po' stupito. Tant'è che mm, non gli tornano i conti. Eh, dentro casa dell'ispettore blocca, apre un armadio, trova la falce mm. e dice: mm, C'è qualcosa che, che non va. In realtà eh, parlando stretti stretti, tralasciando la storiella della famiglia mafiosa, della ragazza recisa che in realtà fa parte di questa famiglia, il eh, simpatico inframezzo in con il becchino che eh, non ha più lavoro, eh, la storia qual è? È che la morte, per fare un favore a Dylan, fa sì che eh, le persone non muoiano più, ecco perché quella col collo reciso non muore. Ma perché lo fa? Perché in realtà la morte ha visto la vera reazione di Block, ha visto che Block in realtà si viene a trovare una volta in pensione di fronte a tutte le domande importanti della vita, alle quali non aveva mai avuto il tempo di dare una risposta, eh, si ritrova tutti i problemi che ha avuto nella sua vita addossati in quell'unico istante, e lui non è in grado di farci fronte, quindi è una persona che cade in depressione, è una persona che si lascia andare e quindi muore. Che appunto la signora con la faccia dice: Faccio un favore a Dylan e si inventa eh, tutti questi escamotage. L'amico la, morto lo riporta in vita e va a, a pesca insieme a Block. Lo mm. diciamo distrae dai pensieri lo più, più che... pesanti. Esatto, questo è l'escamotage che utilizza la signora morte. E tutto questo eh, gira intorno a appunto alla figura di block eh, ma il finale è mm, non lo sveliamo però mm, eh. potremmo riferirci ecco avvertiamo che c'è lo spoiler mm, c'è uno, spo uno spoiler, uno spoiler ragazzi, spoilerone quindi chi non è interessato a ancora non l'ho letto leggerlo. esatto si fermi qui lo spoiler qual è è che eh, grazie proprio a Jenkins il vituperato Jenkins che viene sempre insultato viene preso come un ritardato eccetera 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 block che lo insulta nel momento in cui lo va a trovare lo tratta malissimo e lo, lo considera una nullità Jenkins si sente male ha un infarto e allora in quel momento l'ispettore capisce che ci sono delle persone a cui tiene persone per le quali ancora vale la pena vivere e solo in quel momento quando lui realizza questa cosa la morte torna a fare il proprio lavoro Diciamo c'è anche un piccolo siparietto finale perché ehm, la ragazza che ti dicevo all'inizio è una ragazza che vuole porre fine alla sua vita, cioè non no, può sì. vivere col collo mozzato. Cioè, nel momento in cui eh, la morte ritorna a fare il suo dovere, lei no, diciamo, stira, ma proprio... La una sciarpa, no. proprio poco prima <ride> Dylan imbracciando la falce, diciamo, gli dà la morte. Ma c'è una particolarità: se la morte recide la vita. Ai vivi questi muoiono, ma se un vivo usa la faccia della morte, li condanna a vivere. Ah, esatto, quindi secondo me ritroveremo poi queste... la ragazza con un altro personaggio, che è poi il becchino che non aveva più il lavoro. Sì. Li ritroveremo, secondo me, secondo me, in futuro. I prossimi numeri. Allora, eh, in sintesi, spero di avervi dato un'infarinatura su questa storia. A me non è dispiaciuta. Si distacca dai Dylan Dog, che erano ormai un po' piatti, un po precedenti. Pezzi, diciamo, esatto. Ha sì. quel brio è, che Sì. È, è una testata che comunque ha svariati anni sì. sulle spalle. Quindi un po' di svecchiamento eh, sembra essersi inserito in queste pagine. La storia, appunto, è scritta bene da Paola Barbato, vediamo come proseguirà. Non chiarisce benissimo eh, che cosa succederà senza l'ispettore Block, perché noi adesso in questo numero lo vediamo con l'ispettore Block numero della svolta esatto. Vediamo la... come si evolverà la storia. La sua esecuzione. Si sentirà la mancanza. <ride> Poi ricordiamo che ci saranno comunque anche le storie di Land of Gold Boy che saranno pre-rivoluzione. Okay. Vi volevo dire: ecco, la copertina vi volevo sottolineare: un omaggio di Angelo Stano alla cover del numero 50 di Amazing Spider-Man, disegnato da John Romita senior, proprio a sottolineare l'importanza epocale di questo, di questo numero. E poi vi volevamo far vedere, sempre eh, in occasione di questo rilancio, eccolo qua: lo specialino che veniva dato a Luca allo stand Bonelli se si acquistavano le tre varianti di Adam Wilde, Dylan Dog 337 e il primo numero della seconda stagione di Orfani. Dove all'interno, Recchioni e Stano ci presentano questo personaggio, John Goss. Un po' ambiguo, sicuramente molto colto, gli piace il lusso. Ma eh, ecco, la, la particolarità è sicuramente la cattiveria. E lo stesso Recchioni ci dice di, comunque di non considerarlo una nemesi. Ma ehm, bensì un contraltare, un contraltare, eh, un contraltare è un di personaggio un po' differente da, insomma, dai canoni. Classici, sì, sì. diciamo il sì. protagonista mm -hmm. dei fumetti. Sembrerà essere diverso appunto dall'Oxabaras che c'era. Che, che, eh. che cosa dire? Sembra, ecco se non vado errato, comparirà dal numero 341 di Dylan. Quindi, ah, tra tre okay. numeri ci saranno ancora tre numeri da aspettare. E poi, eccola qua, la cover disegnata da Gipi. Wraparound cover, eccola qua che era in vendita a Lucca E che credo le tre eh, copertine siano in vendita sul sito della Bonelli. C'è stato mm -hmm. un problema l'altro giorno. Hanno dovuto sospendere la vendita, però eh, credo abbiano ripreso. Guardate Quindi che, perché che bella è stato il sito Bonelli esatto. andate e, e prolificate. No, <ride> non mi pare il caso. Va bene. Questa è la recensione di Dylan. Aspettiamo i vostri pareri, fateci sapere, alla prossima, ragazzi!